E stavolta è andata bene. E stavolta è andata bene. Ma siamo sempre primi per ora. Buonasera amici, abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Siamo guariti? No, che non siamo guariti. Siamo guariti? No, che non siamo guariti. Però abbiamo vinto. Oggi è andata bene. Siamo riusciti a sbloccarla con il mio nuovo idolo, ragazzi, Pierino. Mamma mia, che giocatore Pierino. Lo metti centrale ed è muro Pierino. Lo metti a destra e ti fai traversoni alla Modric. Ma che giocatore è Pierino? Fanculo Botman, voglio Pierino. E Pierino è Pierino. Che giocatore Pierino. Troppo forte, ragazzi. Troppo forte Pierino. Mio nuovo idolo. Voglio la maglia di Pierino Kalulu. Mio nuovo idolo Pierino. Grandissimo, fortissimo. Detto questo, torniamo alla realtà. Dopo aver farneticato un po', torniamo alla realtà. Partiamo dalle cose positive. Mi è piaciuto il coraggio di Pioli. Se c'è da togliere Giroud, si toglie Giroud. Se c'è da fare delle scelte complicate, si fanno delle scelte complicate. Tanti lo criticano. Questo è un allenatore che comunque c'ha le huevos. C'ha le huevos e sa fare le scelte difficili. Quindi mi è piaciuto il coraggio di Pioli. Si vede che con Rebic, anche se sbagli i palloni, anche oggi avrà sbagliato 4-5 passaggi che non deve sbagliare, ma mette una vivacità, una freschezza, un'imprevedibilità a Rebic che serve lì davanti. Ci sono alcune partite dove Giroud purtroppo non serve, ma non perché gioca male, anche oggi ha giocato da 6 Giroud, no? Non ha giocato male, però Rebic ti mette quell'imprevedibilità che serve nelle squadre così chiuse. Poi magari con l'Inter, con Napoli, con quelle squadre lì, magari ti serve di più Giroud. Ma queste partite qua che sono difficili da sbloccare, Rebic è fondamentale. Fondamentale. Poi c'ha anche ragione Pioli, che non l'ha mai avuto, perché è stato infortunato. Prima ancora, ogni volta che entrava era un disastro. Quindi noi abbiamo bisogno di Rebic, ragazzi. Parliamoci chiaro. Noi abbiamo bisogno di Rebic. Noi abbiamo bisogno di Rebic. Perché ti mette quel casino lì in aria, che alla fine poi va a finire che qualcosa combiniamo. Anche oggi casino, sbaglia all'esterno, poi gli arriva addosso, poi la ridà di là, poi alla fine facciamo gol. Tra l'altro, esultanza rabbiosa di Messias, finalmente. E ogni volta è sempre lì come un chirichetto che non dà emozioni. Almeno oggi l'ho visto bello arrabbiato, finalmente Messias, anche perché sarei me che è inguardabile anche oggi. Voto 4, meno di lui solo Diaz, 1, una palla toccata, una palla sbagliata, quindi 1, più di 1 non gli posso dare. Detto questo, ragazzi, anche oggi non abbiamo creato molto a livello offensivo, non mi è piaciuta a me la parte del Milan, tanti errori anche tecnici, tanti errori di passaggio. Fortunatamente l'abbiamo sbloccata con quelle cross di Pierino e colpo di Stinco, perché non l'ha presa col piede Leao. Dove l'ha presa? Sullo Stinco, sul polpaccio, dove l'ha presa? Comunque sia, quel gol ci ha sbloccato la partita ed è stato decisivo, perché poi non è che abbiamo creato molto. È anche vero che non abbiamo rischiato niente. Oggi non abbiamo rischiato niente, quindi ci sta. Adesso poi l'analisi tecnica ve la faccio domani. Voglio solo ribadire anche oggi due infortuni muscolari, uno per partita e uno durante la partita. Cosa fanno i nostri preparatori tutta la settimana? Meglio se si allenano da soli. Meglio se si da domani fai così, licenziali e lascia che i giocatori si allenano da soli, senza i preparatori atletici. Cioè non è possibile, ragazzi. Cioè questi sono un ostacolo, sono interisti. Abbiamo i preparatori atletici interisti. Non è possibile. E qua ancora non c'è gente che viene licenziata. Ancora non vedo nessuno licenziato. Io vado fuori di testa ogni partita, ogni santissima partita. Ma è possibile che non viene licenziato nessuno? E non mi venire a dire che tutte le squadre è così, che impazzisco. Comunque non mi voglio agitare. Oggi abbiamo vinto, siamo primi, siamo belli, biondi, con gli occhi azzurri. Poi vedremo per le prossime. Iscrivetevi al canale, mettete un like. Ci vediamo fra poco in live su Fuorigioco. Ci proverò dalla macchina. Domani analisi, come sempre.
Per ora siamo primi, poi vediamo cosa succede. Puttana la galera. Questa volta è andata bene. Pierino Calulu, troppo forte.